No matter who you voted for, I'm certain of one thing: the vast majority of the 150, 150 million Americans who voted, they want to get the vitriol out of our politics. We're certainly not going to agree on a lot of issues, but at least we can agree to be civil with one another. We have to put the anger and the demonization behind us. It's time for us to come together as a nation to heal. It's not going to be easy, but we have to try. My responsibility as president will be, will be to represent the whole nation. So, thank you. Good evening. So, Congressman John Lewis, Congressman John Lewis, before his passing, wrote Democracy is not a state, it is an act. And what he meant. Was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. Dunque sarà Joe Biden il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il quasi 78enne ex vicepresidente dell'amministrazione Obama ha vinto le elezioni 2020, sconfiggendo il presidente uscente Donald Trump. Biden diventa così il presidente più anziano della storia americana al momento del suo insediamento in carica, che avverrà, come da tradizione, il mattino del 20 gennaio prossimo. Kamala Harris, che abbiamo visto in quel video, nata a Oakland, in California, da padre giamaicano e madre indiana, sarà la vicepresidente, la prima vicepresidente donna e asioamericana. Una vittoria emersa al termine di una delle più complesse e discusse elezioni americane dal Novecento ad oggi. Una vittoria maturata in alcuni stati chiave grazie soprattutto ai voti arrivati tramite posta e scrutinati dopo quelli espressi nell'election day. Eh, voti che hanno finito per ribaltare il risultato inizialmente eh, a favore di Trump. Biden ha rimontato e poi superato il Presidente uscente. Presidente uscente che ancora non ha riconosciuto la sconfitta. Una vittoria quella di Biden che certamente ridisegna nuovi scenari negli Stati Uniti d'America e nel resto del mondo. Benvenuti a questo Focus del lunedì, il fatto della settimana commentato da un grande giornalista. Siamo onorati che a commentare l'esito delle elezioni americane con noi stasera sia Oliviero Bergamini. Ben arrivato, Oliviero. Buonasera a voi, grazie di avermi invitato. Grazie davvero, è la terza volta di Oliviero Bergamini a molte fedi. Perché siamo contenti di aver qua Oliviero Bergamini? Perché Oliviero Bergamini gli Stati Uniti d'America li conosce davvero molto bene. Sapete che Oliviero è un Bergamasco doc, è, di fatto si è laureato in storia con un dottorato di ricerca sulla storia delle Americhe presso l'Università di Genova. E sul continente, in particolare sugli Stati Uniti d'America, Olivero Bergamino ha scritto molto. Cominciando molti anni fa, appunto, vedete qua, c'è Storia degli Stati Uniti, un testo fondamentale per chi voglia comprendere gli Stati Uniti, ma anche perché Olivero Bergamino ha insegnato eh, la storia dell'America presso la nostra università. Vedete questo altro testo, Democrazia in America, il sistema politico e sociale degli Stati Uniti. E poi un altro, vedete questo, questo viaggio bellissimo nel 2012 da Wall Street a Big Sur, un viaggio in America. E poi l'ultimo, eh, le precedenti elezioni nel 2016, chi è Hillary Clinton, un enigma americano. Oliviero è entrato in RAI per concorso, eh, ci tiene a sottolinearlo, nel 1996. Dopo aver lavorato presso le redazioni regionali è passato al TG3 e lì al TG3 è stato inviato della redazione cronaca, prima e della redazione esteri. Eh, ha girato il mondo, ha effettuato reportage in numerose aree di crisi, dall'Afghanistan al Libano all'Iran alla Birmania, alla Haiti a Corea del Sud eh, e Corea del Nord. Di fatto è stato anche parecchie volte negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti lui. È stato gli ultimi tre anni in quanto corrispondente RAI dalla sede di New York. Da pochissimo è rientrato e da pochissimo è stato nominato vice direttore di Rai News 24. Quindi siamo davvero contenti eh, che, di averlo con noi stasera. A dialogare con, eh, con Oliviero Vergamini stasera abbiamo un amico molto caro di molte fedi, Claudio Merati, che ringrazio, Buonasera. ringrazio di cuore. Claudio Merati è presidente. Dell'Associazione Mutuo Soccorso, una, una storica associazione presente a Bergamo, pensate, già dal 1862, quando decisero di mettere come presidente, pensate, presidente perpetuo, perpetuo. niente meno che Giuseppe Garibaldi. Eh, Mutuo Soccorso, oltre a fare un lavoro di mutualismo, interviene spesso nel dibattito pubblico. Bergamasco con incontri, convegni, serate e mostre. Quindi siamo molto contenti e ci darei subito la parola a Claudio. Grazie Daniele. Vorrei proporre a Bergamini di partire dall'unico dato certo in questo travagliatissimo eh, spoglio elettorale, quello dei votanti. Una percentuale altissima un 67%, una percentuale che, eh, si, che nella vecchia Europa si fa fatica a raggiungere durante i processi elettorali. Eh, la domanda sostanzialmente è, è un effetto di una forte partecipazione democratica o c'è dell'altro in questo alto numero di partecipanti? No, sì, sicuramente questa elezione ha visto un aumento della partecipazione elettorale rispetto al precedente turno, rispetto a come... Eh, appunto erano andate nelle elezioni precedenti negli ultimi anni, siamo a circa 66, qualcosa, 67%, che per gli Stati Uniti è molto alto. Le precedenti elezioni erano di circa il 60% di partecipazione al voto. Se si rapporta rispetto a un certo, uh, una certa configurazione dell'elettorato, in realtà rispetto al numero di cittadini che hanno 18 anni e che risiedono negli Stati Uniti siamo al 55, eravamo al 55%, adesso siamo attorno al 61-62%, che sono dati che in Europa non sono particolarmente ampi, ma negli Stati Uniti sì, e infatti la bassa affluenza al voto è sempre indicata come uno dei eh, punti deboli della democrazia americana. Perché c'è stata questa affluenza al voto? Eh, questa volta eh, la risposta più facile è Donald Trump. Eh, facendo una battuta, potremmo dire che Donald Trump ha rivivificato la democrazia americana perché in realtà, rispetto alla tornata precedente, non è cambiato tantissimo il risultato: è cambiato, ovviamente, radicalmente, ha vinto Biden e ha perso Trump. Però l'elettorato si è spaccato ancora quasi esattamente a metà. Trump ha perso per uno o due punti percentuali nei vari stati in bilico per veramente poco. Però diciamo che sono aumentati in numeri assoluti sia i sostenitori di Trump sia quelli del Partito Democratico rispetto a Clinton, quelli di Biden. E eh, sicuramente moltissimo è dovuto alla figura di Trump polarizzante che è riuscito da una parte a portare comunque a un voto la sua base e addirittura espanderla fortemente. Dall'altra parte, per molti diversi, ha suscitato una reazione opposta da parte della base democratica, che è andata a voto con numeri decisamente superiori a quelli di Henry Clinton e superiori soprattutto in alcuni stati chiave, che sono stati poi fondamentali. Un altro elemento, ovviamente, è stata anche una pandemia, perché da una parte è stato un fattore inibente, ma dall'altra ha eh, caricato questo voto di un'urgenza particolare, anche perché poi, come sappiamo, Biden ha puntato molto su una cattiva gestione della pandemia da parte di Donald Trump come motivazione per un cambio di guida a una Casa Bianca. Quindi eh, è presto per dire se c'è una tendenza di lungo medio periodo eh, su un aumento dell'affluenza, ma sicuramente ci sono stati dei fattori contingenti molto forti che hanno. Provocato tutto ciò e hanno uh, di fatto giocato più a Biden che a Trump, evidentemente. Proporrei di parlare subito un po' anche di noi. E le elezioni americane sono se seguite in Italia molto, c'è un molto tifo. Un po' piace questo duello uno contro uno, e in genere c'è un tifo per chi è più vicino, o meglio, c'è un tifo contro quello che è più lontano. E anche questa tornata non ha fatto eccezione. Va bene ti fare, ma eh, quanti magari stanno eh, godendo per la vittoria di, di Biden? In concreto, per noi europei, in concreto per noi italiani, la, passare da Trump a Biden, cosa vorrà dire? Ma c'è sicuramente un diverso eh, diciamo, orientamento complessivo della politica estera nei confronti di tanti aspetti di politica internazionale e quindi anche nei confronti dell'Europa. Per esempio, è aperta una questione molto concreta di potenziali dazi tarifari, tariffe doganali nei confronti dei prodotti europei e in particolare anche dei prodotti italiani in questo interno, interno di questi prodotti europei, che preoccupa molto, le imprese tangiane preoccupava molto, e ci si aspetta da Biden meno aggressività nell'attuare questi dazi, che sono però stati autorizzati dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio, perché. Ha reputato che in Europa abbia dato illegittimamente degli aiuti economici al consorzio Airbus, consorzio di produzione di aerei europei, di cui tra l'altro l'Italia sostanzialmente non fa parte, e quindi ha detto agli Stati Uniti: in, per punizione di questi aiuti di Stato, tu, Stati Uniti, puoi. Voi, gli Stati Uniti, potete imporre dei dazi e Trump, però, su una rotta di una guerra commerciale, è molto puntato, quindi si temeva come un'America avrebbe potuto implementare questi dazi. Probabilmente con Biden non ci sarà un atteggiamento altrettanto aggressivo, anche se eh, bisogna dire che Trump eh, ha... Evidenziato tanti punti che erano sul tappeto oggettivamente, indipendentemente dalla sua personalità. Sicuramente ha avuto un atteggiamento critico nei confronti dell'Europa, nei confronti della NATO, nei confronti della Merkel. Ma alcune cose che poneva, per esempio certi squilibri di bilancia commerciale, uno scarso contributo dei paesi europei eh, al bilancio della NATO, rimangono sul tappeto. Quindi non è detto che Biden cancelli totalmente quello che Trump intendeva fare. Sui dazi ci sarà un negoziato probabilmente appunto si riprenderà, e questa è una cosa di fondo molto importante, la dimensione genericamente multilaterale. Biden ha già detto che rientrerà nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, rientrerà nell'accordo di Parigi e quindi anche per l'Europa, anche per l'Italia ci sarà una maggiore... Eh, Diciamo dimensione di dialogo, di scambio, di collaborazione rispetto a un atteggiamento invece molto confrontational, come dicono gli americani, di contrapposizione di Trump. Non pensiamo, però, che ci troveremo davanti a un presidente che vuole fare gli in interessi di noi italiani e degli europei, perché continuerà a voler fare quelli degli americani e quindi una serie di questioni rimarranno comunque da discutere, da negoziare e vedremo quali saranno i risultati. Ti volevo chiedere una cosa, Oliviero. Questa First America, eh, questa scelta di fondo del, di fatto di Donald Trump, un'autoreferenzialità che ha portato appunto all'uscita dei grandi organismi internazionali, quanto è frutto di una scelta ideologica, quanto invece è frutto della consapevolezza di essere una nazione, una, una superpotenza avviata verso il capolinea? verso una spirale di decadenza. I politologi spesso sottolineano questo aspetto. Ma ci sono tante componenti. In America c'è presente una componente anche diciamo, di nazionalismo quasi millenaristico Gli americani credono sinceramente di, essere, di vivere nella più grande nazione sul, al mondo. Democratici e repubblicani, noi siamo la più grande nazione al mondo, lo dicono con una convinzione che a noi può sembrare ingenua. E eh, molti pensano che l'America effettivamente dovrebbe essere faro per tutti gli altri, ad esempio, ovviamente, questa diciamo, primazia americana poi può essere declinata in tanti modi. E Trump l'ha declinata nel senso del, diciamo, dell'isolazionismo, della guerra commerciale, di una sorta di. Eh, anche materialità del perseguimento dei propri interessi, cosa ci conviene fare, cosa non ci conviene fare, quanto ci costano i soldati all'estero, quanto non ci costano, quanto ci rende. però va fatto anche perché effettivamente il mondo è cambiato e ci sono una serie di questioni che hanno ridefinito le potenziali eh, azioni americane nel mondo. Innanzitutto, l'ascesa della Cina, che è un grande problema irrisolto, con cui anche Biden dovrà fare i conti che eh, è entrata in competizione fortissima con gli Stati Uniti da tempo, che sembra aver, diciamo, ormai occupato una corsia di sorpasso in, man in maniera abbastanza stabile, che ha eh, perseguito a sua volta un'egemonia mondiale, lo dico nei documenti ufficiali cinesi, non è un mistero in tanti campi, in particolare quello tecnologico ed economico, con metodi che sono sicuramente più che discutibili e eh, Trump aveva sicuramente ragione nel denunciare tutta una serie di pratiche scorrette cinesi. Adesso, ultimamente, anche in Europa si pone in problema più di quanto non facesse prima e quindi, eh, per certi versi, Trump ha comunque acceso i riflettori su questioni che sono strutturali e sostanziali e c'è una complicazione dell'economia, dell diciamo americano c'è un sorgere di altri attori al mondo, ci sono trasformazioni come il fatto che gli Stati Uniti non sono più dipendenti dal petrolio medio orientale perché la tecnologia ha fatto sì che eh, le risorse interne negli Stati Uniti li abbiano resi sostanzialmente autosufficienti addirittura esportatori. Tutte queste cose insieme hanno, che quindi sono un misto di ideologia, di trasformazioni concrete e poi di eh, scelte politiche anche se vogliamo propagandistiche, American First è un bellissimo slogan molto efficace che poi fa riferimento a tutto il mondo, il mondo del sovranismo, ci vogliamo del populismo, che ha portato a questa linea. Eh, quindi declino, più eh, concorrenza cinese, più tradizione millenaristica, più conservatorismo, più isolazionismo, tante cose che sono commuite insieme. Ecco, ripeto che anche su questo termine, su questo piano, cambierà moltissimo con Biden, ma non cambierà tutto perché... I certo. nuovi rapporti con Medio Oriente, il eh, problema della Cina rimangono. Certo. E quindi certo. m, bisogna stare attenti a non pensare che fa via Trump e con gli America sarà di nuovo certo. tutto rose e fiori. Ecco, Sarà più complicato di così. E torniamo adesso agli americani, agli elettori. Biden si presenta come una persona anche per questioni anagrafiche eh, molto calma, tranquilla, più un mediatore che un trascinatore e per giunta in un paese molto spaccato, le, dalle sue prime parole ha parlato sempre di un atteggiamento bipartisan su pandemia, su razzismo. E, però questo è stato eletto sostanzialmente con un programma che aveva raccolto tutto il mondo democratico e anche con una presenza significativa nel suo programma della parte più eh, radicale Sanders del, dello stesso mondo. Ecco, la domanda è, è che cosa si, si aspetta il cittadino americano di cambiamento concreto e eh, questo sarà frutto di frustrazioni di chi si aspettava di più oppure invece eh, ci sarà un percorso calmo, tranquillo ma in una direzione chiara. Allora, l'America è un paese ideologicamente spaccatissimo, non soltanto tra repubblicani e democratici, che sono quasi a pari, ripeto, Trump ha vinto, Biden ha vinto di po spostando poche percentuali di voto in alcuni stati chiave e eh, strappandone quindi a Trump, ma senza che ci sia stata una Blue Wave, cioè una data Blue, blue Wave del Partito Democratico che molti si, si aspettavano, in questo senso i sondaggi sono ancora stati piuttosto frammentari e ehm, poi ci sono spaccature interne anche al partito democratico perché Biden è un centrista moderato che da 45 anni in politica eh, ha diciamo, sconfitto la eh, proposta radicale di sinistra di Bernie Sanders ma ha dovuto scendere compromessi con la componente di sinistra incamerare una serie di proposte soprattutto su un fronte ambientale eh, che sono state formulate dalla sinistra del partito che adesso è guidata più che da Bernie Sanders da Alexandria Ocasio-Cortez, questa giovanissima deputata molto popolare tra gli ambienti appunto di progressismo radicale che già sta chiedendo eh, in suo, già sta chiedendo eh, conto a Biden di cosa vuole fare, con una serie di tweet anche molto incanzanti chiede di vedere eh, passi concreti nel senso di una svolta progressista radicale nelle ai ministeri, nelle politiche e così via. Quindi eh, per Biden c'è un compito enorme da fare, da, da svolgere. A 78 anni ne compirà 78 tra pochi giorni, un'impresa di una vita, perché si tratta di cercare di risanare, di guarire, ho usato questo termine io, guarire sia su un piano fisico della pandemia, su un piano spirituale, delle divisioni socio-economico-culturali, un paese... Di 330 milioni di abitanti con tantissime spaccature. Qui bisognerà vedere eh, che cosa sarà in grado di fare, tanti sono i fattori. Secondo molti osservatori, io concordo abbastanza con questo, il fatto che Biden non sia una figura così forte come era Obama lo favorisce. Il fatto che sia un centrista che conosce benissimo i meccanismi al potere di Washington, che conosce personalmente tanti leader internazionali che non ha un atteggiamento appunto divisivo per certi versi che anche una sorta di aurea mediocrità in senso buono potrebbe facilitarlo eh, potrebbe essere appunto opposto o comunque diverso rispetto a Obama io ero nel 2008 a Phoenix dove c'era il quartier generale di McCain e quando Obama vinse sconfiggendo John cioè McCain ricordo benissimo questa elettrice bianca che, repubblicana che disse Barack Hussein Obama non è uno di noi questo senso proprio di contrapposizione radicale con questo primo presidente afroamericano ecco, Biden probabilmente non suscita questi sentimenti così radicalmente opposti nell'elettorato repubblicano almeno quel più moderato nonostante Trump abbia cercato di dipingerlo come uno strumento della sinistra radicale che porterà il socialismo negli Stati Uniti è difficile capire quanto riuscirà a fare secondo me per, appunto, dovrà mediare tra una parte repubblicana cercando di eh, dialogare con i repubblicani moderati e forse ancora di più avrai il problema di eh, mantenere unità interna del partito rispetto alla sinistra radicale di, di Alessandro Co Caccio Cortés. Quanto riuscirà a concretamente a fare dipenderà moltissimo anche dalla composizione del Senato. Come sappiamo, il Senato è uno snodo fondamentale per l'approvazione delle leggi, ma attualmente non è ancora chiaro se i repubblicani manterranno il controllo che avevano fino a ieri. È probabile che sia così, in quel caso anche gli spazi di manovra si ridurranno. Certo, che una novità è data anche dalla vicepresidente che Biden ha scelto, quindi una donna non bianca, evidentemente, una donna anzitutto non bianca. Una donna certamente che dire che si presenta con un'esperienza ricca, un carisma e una forza che dire, personale molto marcata. A tuo avviso, come inciderà Kamala Harris sulla nuova presidenza? Cameron Harris inciderà, già questa è una notizia, perché in quello di vicepresidente, nella conversazione comune americana, è sempre stato considerato un lavoro più noioso del mondo. Il vicepresidente negli Stati Uniti tradizionalmente aspetta che muoia il presidente, oppure aspetta che si Candidato per candidarsi al suo posto, cioè non ha un ruolo effettivo, attivo, in condizioni normali. Eh, invece così non è con Kamala Harris come si è visto fin dal primo discorso che ha fatto. Che è stato un discorso abbastanza lungo, pieno di contenuti, eh, quasi da co-presidente no? rispetto a Joe Biden, cosa che anche soltanto quattro eh, anni fa non era assolutamente avvenuta. Sicuramente Biden l'ha selezionata anche per coprirsi diciamo, a sinistra e per incorporare un personaggio che fa riferimento a tutta la nuova America eh, di nuovi Americani di colore, ethnics, di estrazione etnica. Non bianca, non WASP, che eh, diventa sempre più importante con la trasformazione demografica in corso. Negli Stati Uniti, nell'arco di alcuni anni, forse al massimo un paio di decenni, si calcola che, negli Stati, che i bianchi non ispanici, cioè i classici americani bianchi, eh, se vogliamo uno stereotipo, diventeranno minoranza nel paese, saranno meno del 50% degli abitanti, quindi le minoranze complessivamente diventeranno una maggioranza. Eh. Ed ecco che Kamala Harris, figlia di un giamaicano e eh, di una eh. donna indiana in India. Oggi si sta celebrando con giubilo questa sua affermazione: eh, è una nuova America, per molti versi. Eh. Però e quindi inciderà quanto concretamente dipenderà come dire, dalle deleghe che Biden le darà, dal, dal tipo di incarichi che darà, per esempio eh, Bill Clinton aveva affidato a Ramonie Ivary una, eh, una delega importantissima, quella di riformare la sanità, ecco, magari Biden delegherà a Cameron Harris alcuni settori importanti, alcune eh, questioni politiche importanti, staremo a vedere, e, mh, però chiaramente anche per me non è che... Al di là della celebrazione del fatto che una prima donna di colore, una prima donna vicepresidente, siano successi simbolici e concreti importanti, non è che la metta a riparo da tutta una serie di difficoltà politiche, anche perché lei stessa ha delle difficoltà sia personali sia politiche. Lei aveva attaccato duramente Biden mm, certo. durante i dibattiti, certo. aveva. Eh, con una percezione da parte di Biden anche di tradimento, perché era amica del figlio Bo di Biden, che poi che era morto, che morì di, di, per un tumore al cervello molto giovane. E, la sua campagna elettorale, suo, che all'inizio sembrava alle primarie portarla come frontrunner, come una delle più probabili candidate, è praticamente collassata per vari motivi politici, ma anche per... Tensioni molto forti all'interno del suo staff, accuse di cattiva gestione, di prepotenza, di, di cattiva eh, diciamo, capacità di relazionarsi come persone. Come sappiamo, da procuratrice della California, non aveva certo adottato una linea particolarmente progressista in campo, in campo della criminalità e quindi si temeva che da soma, non godesse del voto degli afroamericani. È stata una doppia cioè. debolezza la sua di Biden rispetto che insieme hanno fatto una forza rispetto al voto afroamericano. Poi è emersa eh, soprattutto nelle audizioni come eh, senatrice aggressiva, per esempio quando si è trattato di confermare il giudice della Corte Suprema a Cavano e quindi ha assunto visibilità, però non è che sia politicamente una sorta di, di corazzata. E quindi vedremo, quindi tanti fattori, tante variabili, vedremo anche quanto Biden personaggio sicuramente non giovane, dalle condizioni di salute un po' precarie, eh, reggerà questa enorme sfida che gli sta davanti e quindi quanto effettivamente delegherà. Ovviamente molti vedono però Kamala Harris come la probabile candidata del 2024, quindi una candidata che veramente in quel caso rappresenterà una svolta tra vecchie e nuove Americhe eh, da un punto di vista demografico, sociale, di genere certo. e quindi sicuramente molto importante certo. come figura. Ancora, ancora qualche parola sul tema delle, delle minoranze che ha già toccato nell'intervento prima. Eh, L'epopea americana parla di... Eh, persone migranti che arrivano con provenienze eh, culturali, religiose, etniche diverse che vengono plasmate dalla, dalla vita americana, e diventano il cittadino americano. La realtà eh, mi sembra ben diversa: tanti sotto insieme, e tra l'altro, non c'è più neanche una maggioranza: nel senso che sono tante minoranze eh, diversificate tra di loro e lo abbiamo visto anche nei risultati elettorali. Vede la cartina blu e rossa, dipendeva anche dalla composizione della popolazione. Ecco, eh, l'elezione di Biden rispetto a questa situazione può inciderne positivamente o avremo un'America perennemente suddivisa in sottinsiemi e dobbiamo aspettare che uno divenga prevalente sull'altro. La questione delle migranze è, è, è molto complicata. Perché, per esempio, ci si attendeva che gli ispanici, i latinos, votassero nettamente contro un presidente Trump che aveva parlato di muro con il Messico, che aveva posto grandi restrizioni per l'immigrazione dall'America Latina e così via. In realtà il voto dei latinos è aumentato per Trump, soprattutto in alcuni posti, per esempio in Florida. Questo perché? Perché in realtà gli ispanici sono qualcosa di molto composito. È un pregiudizio da progressista ingenuo pensare che comunque tutti quelli che hanno la pelle eh, bruna e non bianca voteranno contro Trump. C'è una borghesia ispanica benestante che, non, che si identifica con eh, un'America, anche un'America first che Magari è arrivata, ha lavorato sodo, è arrivata a seguendo regole e adesso vede immigrati che arrivano dal Centro America illegalmente. Immigrati che magari nemmeno parlano lo spagnolo, perché poi noi parliamo di Latinos, America Latina, che in realtà è come dire immigrati europei. Sappiamo che in Europa c'è ben tante differenze tra i danghiani, i tedeschi, i francesi, così all'interno dell'America Latina ci sono tante differenze tra paesi diversi. Quindi è sbagliato eh, considerare i blocchi etnici come qualcosa di. Monolitico, Gli stessi afroamericani hanno votato in alcuni contesti in parte più per Biden, in altri paradossalmente più per Trump, e lì si aprirebbe un grande discorso perché un altro elemento forte eh, di queste elezioni è stato il movimento Black Lives Matter. Ma ha prodotto degli effetti anche eh, contrastanti, da una parte appunto tra virgolette positivi per i democratici, dall'altro anche dei contracompi eh, negativi. Quindi c'è una questione delle minoranze che è molto complessa, molto, adesso sto aumentando molto l'immigrazione dall'Asia, è, è veramente complicato. Questo è anche uno dei fattori di fascino degli Stati Uniti. Ogni anno negli Stati Uniti almeno un milione di nuovi cittadini eh, vengono appunto accettati nella comunità nazionale in modo legale, non sto parlando di immigrati clandestini, che sono secondo i vari cancro, i 12-15 milioni, quindi tanti, ma ogni anno un milione di nuovi cittadini passa dall'essere straniero a essere americano. E quindi una, una nazione che comunque ancora continua a esercitare un grande eh, fascino verso l'estero, c'è tutta una questione della cultura di come i nuovi immigrati, ma anche quelli magari di, di pochi anni fa, eh, mantengono il loro mh, retaggio culturale, però diventano anche americani. È affascinante vedere... Eh, questo eh, continuo rimescolamento. Eh, hai detto giustamente una volta si parlava di melting pot di crogiuolo e è un'espressione che viene da una commedia da una sorta di eh, quasi di vaudeville la cui scena finale erano, eh, era costituita da persone che portavano bandierine di paesi diversi che entravano in una specie di grande crogiuolo di cartapesta e uscivano tutti uguali con una bandierina americana quindi una fusione che faceva perdere le identità originarie Ormai le metafore che si usano sono ben diverse, una su tutte è quella dell'insalata, cioè componenti diverse che mantengono i loro sapori, ma fanno parte di un sapore diverso. C'è una, una grande questione di come essere oggi americani e mantenere comunque un'identità che non è semplicemente l'identità di un americano bianco. E, e quindi dipenderà molto da come anche queste dinamiche si svilupperanno. Ci sono tanti fattori, quelli economici, quelli sociali. Sicuramente con Biden, però, eh, tutti eh, diciamo, quelli che non possono essere ricondotti allo stereotipo del maschio, bianco, anglosassone, si sentiranno meglio. Quando Trump arrivò alla presidenza, la mia amica Rihanna Farinelli, che è una promettora che sede a New York, che ha tantissimi studenti stranieri, figli di immigrati tra i suoi studenti, eh, si sentiva dire da loro: Io adesso mi sento meno sicuro, mi sento perché le persone magari razziste adesso hanno il coraggio di dirmi ah te ne andrai, devi andartene, non è questo il tuo posto e, e, e Trump ha molto alimentato questo, ad esempio quando ha detto alle quattro deputate de, de squad, della squadra, tra cui Alexandria Casacortes tornatevi nei vostri paesi, in realtà sono tutte nate negli Stati Uniti però da famiglie immigrate a parte i nanomarchi erano nata Insomma, ma è mai comunque cittadina americana. Ecco, un presidente che pronuncia queste frasi legittima dei comportamenti che fanno venire fuori diciamo un astro ma sentimenti anti migranti e quindi rendono la vita più complicata, più precaria, eh, più triste e eh, eh, anche nei fatti eh, più, più difficoltosa per milioni di persone. Ecco, con Biden sicuramente questa tonalità della vita pubblica cambierà. È comunque molto importante e anche se al di là appunto delle, della tonalità ci sono i fatti ricordiamo per esempio che Obama ha deportato ha, ha come dire espulso dagli Stati Uniti più persone di quante ne abbia espulso Trump perché c'è un problema di immigrazione c'è un problema di gestione di una situazione demografica che nell'immigrazione trova eh, dinamiche anche molto dirompenti quindi è difficile rispondere in modo univoco. Io trovo affascinante il fatto che veramente negli Stati Uniti ci sia questa continua evoluzione della popolazione, anche se è molto problematico. Sicuramente il fatto che un leader come Biden si farà a meno di certi toni, di certi ammiccamenti alla, alla destra razzista e così via, migliorerà le condizioni per il dialogo. Questo è molto importante. Eh, come poi questo possa trasformarsi in soluzioni concrete di una società così composta, così compressa, staremo a vedere. Grazie, grazie Oliviero, perché in questa mezz'ora ci ha aiutato a leggere, che dire, più in profondità, un mondo, quello statunitense, che noi che dire, spesso pensiamo eh, monolitico, comunque. Ce lo immaginiamo secondo stereotipi o pregiudizi di parte, secondo di come... C'è un mondo complesso, è un mondo stratificato, un mondo che chiede continue e raffinate interpretazioni, perché, perché così è mi pare. Cioè, ogni volta che si fa un'interpretazione vedi che basta poco, con Obama si pensava che gli Stati Uniti d'America fossero sotto un segno e poi dopo otto anni di presidenza arrivato Donald Trump, come a dire appunto che servono letture più sofisticate di quelle che noi spesso invece facciamo. Grazie di cuore Oliviero Bergamini, davvero è stato un piacere, speriamo a molte fedi di averti in grazie presenza. A a averti in presenza l'anno prossimo, ok? Senza altro, fare fatto. Dio, come dicono gli americani, oh. come diceva anche Trump. Dio. Okay. <ride> grazie, <ride> grazie Oliviero. Grazie, io davvero una, una bella serata, un approfondimento che meritava davvero di essere ascoltato. Io ringrazio Claudio Merati, ringrazio anche per il, il felice, la felice collaborazione che Montefeli ha da molti anni con, eh, con l'associazione Mutuo Soccorso, la storica sede in via Zambonate, entrate nel loro sito, fanno davvero delle cose molto molto belle. E io vi ricordo gli ultimi appuntamenti. Domani saremo in diretta alle 18.30. Se potete, non perdetelo. Avremo con noi Cristina Cattaneo, è lanatomo che ha scritto un libro, Naufraghi senza volto: Dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Una donna che io trovo straordinaria, che fa questo lavoro di, di ridare dignità ai, ai moltissimi corpi di annegati, di persone, di uomini, donne, vecchi, bambini. Che attraversano il Mediterraneo e il Mediterraneo diventa la loro tomba, e lo attraversano in cerca di un futuro che non riescono ad avere. Quindi l'avremo con noi domani sera alle 18.30. Lunedì terminiamo con i Focus e terminiamo in un modo diverso come l'avevamo immaginato. Con noi non sarà uh, Milena Gabanelli, perché ha alcuni, alcune questioni che le impediscono di essere presenti, ma avremo con noi Giovanna Botteri quindi siamo felicissimi, guardate Giovanna Botteri che ha lavorato appunto con Olivero Mergamini, faremo tre quarti d'ora sul bello del, del servizio, del mestiere di giornalista, quindi il lunedì prossimo Giovanna Botteri. Permettete che io finisca dicendo alcuni grazie, io vorrei ringraziare eh, Alessandro, Battistina, Maria Candelaria, Paola Donatella, Cristiano, chi sono questi? Sono le persone che anche oggi hanno sottoscritto la carta, Molte fedi davvero è reso possibile grazie al concorso di tantissimi che in forme diverse partecipano, scrivono, come la nostra Tiziana ci ha scritto una bellissima mail, ci inondate veramente di tante mail di ringraziamento, di suggerimenti. E molti anche in questi giorni stanno sottoscrivendo la carta. Quindi a loro, quindi Alessandro, Battistina, Maria Candelaria. Paola Donatella, Cristiano, grazie a loro, ma grazie per tutti quelli che hanno creduto in questo progetto e hanno sottoscritto la carta. Un ultimo ringraziamento agli operatori di Bergamo TV, perché quest'anno Molte Fidi, che, che è ancora una volta promosso dalle acri di Bergamo, è raccontato dall'Eco di Bergamo. Davvero anche a loro va il nostro più sincero ringraziamento. A voi tutti, se volete, domani sera alle 18.30. Buona serata.